Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi, è arrivata l'estate e quindi che c'è di meglio da fare un buonissimo gelato e biscotto al Nesquik? Partiamo subito con i nostri ingredientini. Allora, come primis ci vogliono 400 g di panna che adesso andremo a montare con un frullino elettrico. Mentre stiamo montando, sempre con le fruste elettriche, andiamo a inserire piano piano 100 g di latte. Adesso inseriamo 100 g di zucchero semolato, sempre piano piano. Per questa ricetta ci servirà del latte in polvere, in questo caso 70 g. Piano piano inseriamo. Per finire andiamo a inserire 60 g di Nesquik. Ebbene, una volta che abbiamo ottenuto il nostro gelato interno, adesso lo posizioniamo un po' in congelatura, intanto che non andiamo a creare il nostro biscotto. Allora, come dicevo prima, adesso andiamo a formare il buonissimo biscotto. Allora, come vedete in coppa ci sono 500 g di farina 00. Adesso andiamo a inserire 120 g di zucchero semolato, 40 g di Nesquik, 6 g di pan degli angeli di lievito, ci diamo una mescolatina e poi andiamo a inserire 3 uova intere e poi andiamo a inserire 180 g di burro che abbiamo sciolto. Fatto questo, andiamo a impastare il tutto. Ebbene, una volta che abbiamo ottenuto questo impasto, guardate, adesso prendiamo un coltello e lo facciamo a metà. Prendiamo una teglia, in questo caso la mia è 30x40, andiamo a inserire metà impasto e andiamo a formare il nostro composto per tutta la nostra teglia. Lo andiamo ad appiattire. Una volta che abbiamo formato due strati di biscotto, inforniamo il primo strato in forno e incominciamo a accendere il forno a 180 gradi. Siamo pronti ad infornare il primo strato a 180 gradi per 15 minuti. Ebbene ragazzi, una volta che abbiamo sfornato entrambi i biscotti, guardate qua c'è un altro, ho tolto l'eccesso lateralmente e adesso stiamo andando a inserire il nostro gelato sopra. Una volta che abbiamo inserito il nostro gelato internamente, adesso mettiamo il nostro biscotto sopra, andiamo a livellare per bene tutto l'eccesso e poi mettiamo in congelatura. Ok, adesso lo mettiamo in congelatore, come ho detto, lo facciamo stare per tutta la notte. Ebbene ragazzi, una volta che abbiamo aspettato tutta la notte che il nostro gelato si indurisse, come vedete io li ho già tagliati. Guardate un po'. E abbiamo ottenuto il nostro gelato biscotto Nesquik. Sono veramente ottimi, sono alla grande, ragazzi, i bambini ne andranno veramente pazzi perché il Nesquik ai bambini piace molto. Detto questo, non mi rimane che salutarvi e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!